Ecco, ci accingiamo a questo quinto congresso della UIL FPL di Salerno e chiaramente in questo momento noi rivendichiamo fondamentalmente, come abbiamo fatto anche negli anni scorsi, fondamentalmente i diritti dei lavoratori. E su alcune rivendicazioni, vedi la salvaguardia dei livelli occupazionali e dell'equilibrio del sistema della sanità privata, e sono all'incirca 10 anni praticamente che noi attendiamo un contratto che ancora non è stato sottoscritto a livello nazionale e tantomeno a livello regionale. Attendiamo ancora una volta gli arretrati contrattuali una tantum dell'AIOP. Noi 2 anni fa abbiamo organizzato uno sciopero regionale sotto la regione Campania per dire a quanti altri, ad anche al presidente Crispino dell'AIOP, che queste è dovute ai lavoratori. Stiamo in attesa ancora della riconversione delle strutture psichiatriche e neuropsichiatriche della provincia di Salerno. Speriamo che a breve si possa addivenire ad un decreto regionale sulla riconversione di queste strutture psichiatriche. Per quanto riguarda ancora i tetti di spesa, chiaramente sono al di là dei limiti, diciamo, dell'impossibile, anche perché noi sono le strutture sanitarie accreditate, sono da più di 10 anni con un tetto, diciamo, ai livelli minimi storici, in quanto noi a novembre o ad ottobre, a fine anno, chiaramente queste strutture sanitarie finiscono i tetti di spese e quindi praticamente chi ne soffre è il malato, l'anziano più debole, il disabile che non ha la possibilità di curarsi e quindi deve pagare di propria tasca gli esami e quant'altro che deve. Noi in questo congresso chiaramente iniziamo a difendere chiaramente i diritti veramente dei lavoratori, dei più deboli, degli anziani, dei disabili, e siamo nei confronti dei cittadini. Noi abbiamo una problematica veramente diciamo di carattere eccezionale. Diciamo ancora una volta sulla regolarità degli pagamenti degli stipendi anche sulle strutture sanitarie, siamo anche sulla linea della in quanto 2 anni fa abbiamo organizzato questo sciopero regionale della sanità accreditato contro il dumping contrattuale e per rivendicare tutta una serie di situazioni e problematiche che girano attorno alla sanità. Siamo sul pezzo, chiaramente, come di gergo dicono i giornalisti. Crediamo che questo possa incidere molto sulle problematiche di questa regione Campania. In questa regione Campania, diciamo che il governatore della regione Campania sta facendo una buona politica rispetto a quanto quello è. È chiaro che noi dobbiamo continuare su questa problematica, perché quando si tratta di salute c'è il mondo di mezzo, chiaramente dei malati. E chiaramente quando si esaurisce, come ho detto precedentemente, il famigerato limite stabilito della spesa destinata agli acquisti, a tutto, agli esami di laboratorio e quant'altro, noi abbiamo una serie di problemi che riguardano il mondo della sanità. Noi per questo dobbiamo andare avanti rispetto a questa problematica, non possiamo fermarci alcunché. Il 26 abbiamo questo quinto congresso al Grand Hotel Salerno, dove parteciperanno tutte le istituzioni. Abbiamo invitato il sindaco di Salerno, varie istituzioni, il presidente anche dell'AIOP, e quindi abbiamo invitato tutti i rappresentanti delle altre organizzazioni sindacali. Credo che noi ce la faremo, perché siamo vicino ai lavoratori, vicino al cittadino, vicino ai più deboli.
Segretario, lei viste un congresso piuttosto decisivo per le sorti del nostro territorio, diverse vertenze in campo. Ci sono certi enti locali che sono in bilico, a cominciare dall'amministrazione provinciale. Esatto, il quinto congresso che terremo venerdì vuole proprio fare questo, affrontare un attimo, fermarci, esaminare e vedere un poco le criticità che ci sono sul nostro territorio provinciale, partendo dall'ente provincia che appena appena riesce oggi a garantire diciamo, gli stipendi ai pochi dipendenti rimasti, quindi un servizio totalmente assente. Infatti basta girare un po' per le strade provinciali della nostra provincia per renderci conto dello stato in cui si trovano e dell'assenza di manutenzione completa, quindi c'è bisogno di intervenire. Io infatti pochi giorni fa raccontavo e sentivo dei lavoratori che addirittura un cantoniere stradale per poter timbrare deve fare chilometri perché non abbiamo nemmeno pochi soldi, 8.000 euro, per poter installare gli orologi marcatempo sul posto di lavoro. Quindi perdiamo tempo, demotiviamo i lavoratori e non offriamo un servizio alla collettività. Così non possiamo andare avanti perché significa chiudere i servizi e quindi non avere la fiducia della gente, della collettività verso questi servizi e quindi sempre più allontanare la gente dal pubblico impiego. E questa è una cosa inaccettabile. Lo stesso discorso vale per la sanità pubblica, per la sanità privata. Dobbiamo fare un grosso lavoro. Tutti sappiamo purtroppo che la nostra sanità in Campania non brilla per qualità dei servizi e quindi dobbiamo lavorare tutti insieme. Adesso col governatore De Luca, che è anche diciamo commissario alla sanità, fare finalmente questo piano ospedaliero, intervenire senza guardare ai favoritismi, senza guardare alle scelte politiche campanilistiche, ma guardare effettivamente alle esigenze della gente. Questo vuole interrogarsi il quinto congresso della UIL FPL e sicuramente il giorno 27 siamo pronti per iniziare a lavorare di nuovo con più lena per fare questi interventi sul territorio. E rappresento le problematiche degli enti della provincia di Salerno, ma che riguarda in genere tutte le province d'Italia, per i servizi che non vengono più garantiti a seguito delle riforme fatte dall'attuale governo, in particolare le funzioni fondamentali delle province. In particolare la provincia di Salerno non garantisce la funzione fondamentale che riguarda la viabilità, quindi tutte le strade provinciali di Salerno, perché al di là che non ha risorse e c'è una forte carenza di personale sulle strade provinciali, ma anche l'organizzazione che si è data, e infatti i lavoratori, i cantonieri, gli operatori stradali, per intervenire sulle strade provinciali si debbono recare prima ad effettuare la presa di servizio presso i centri per l'impiego dove sta il marcatempo, e quindi questi lavoratori percorrono le strade provinciali senza poter intervenire, anche se c'è un intervento da fare, c'è una frana o c'è qualche altro intervento da fare, non può perché sono fuori servizio, devono andare a timbrare e poi ritornano sulla strada dopo mezz'ora, un'ora, fare questo tragitto per poter intervenire. Ed è successo una cosa grave che nell'ultimo periodo, dove nel Cilento, nelle zone interne ha fatto un po' di neve e le famiglie non potevano uscire per andare a lavorare o portare i bambini a scuola, questi qua per poter intervenire sono dovuti andare prima al centro per l'impiego e poi ritornare sulle strade, e quindi le famiglie aspettavano mezz'ora, un'ora l'intervento di queste squadre della provincia, del personale della provincia. Noi avevamo dato un suggerimento alla dirigenza e quindi anche alla politica che rappresenta oggi la provincia di Salerno, di prevedere un'applicazione sui cellulari in dotazione al personale sulle viabilità, che costava, è stata fatta anche una previsione di spesa, 7-8 mila euro. Questo è più di un anno che abbiamo fatto questa richiesta e la provincia non ha messo a disposizione 7-8 mila euro per garantire il servizio alla cittadinanza. Ancora oggi questi lavoratori fanno 30, 40, 50 chilometri per andare a timbrare e poi ritornano sulla strada provinciale per prendere servizio. Ed è uno spreco, al di là del danno come dire, all'utenza, che il servizio non viene garantito in modo efficace, ma è anche un danno al lavoratore che deve andare avanti e indietro per poter espletare la propria attività lavorativa. Oltre a questo ci sono altre due questioni. Uno riguarda i centri per l'impiego,
che con la legge di stabilità 2018 è stato stabilito che, così come era prevista la riforma, questi dovranno passare alla regione, sia i servizi compreso il personale. E le regioni fino a questa procedura la dovranno concludere entro giugno 2018, quindi in sostanza che dal 1 luglio 2018 effettivamente queste, la funzione, le attività di questi centri per l'impiego, quindi il mercato del lavoro, avrà piena competenza la Regione Campania con i vari centri distribuiti sul territorio. E anche qua noi stiamo aspettando adesso che la Regione Campania si muova in questo senso, tenendo presente che i centri per l'impiego di provincia di Salerno, ma riguarda tutta la regione, risorse sia strumentali ma nemmeno c'è una forte carenza di personale, alcuni centri è ridotto a 2-3 unità, quindi non riescono nemmeno a funzionare, quindi dovrebbero avere uno sviluppo passando alla regione, si dovrebbero completare gli organici per metterlo a pieno regime. L'altro aspetto, poi l'ultima questione, riguarda il personale delle biblioteche della provincia di Salerno, e questo riguarda anche la provincia di Avellino. Perché dico anche Avellino? Perché nel trasferimento delle funzioni non fondamentali dalle province alle regioni, la regione Campania non si è preso la funzione museale, bibliotecare, nemmeno il personale. Però la cosa assurda, che cosa è successo? Che la provincia di Salerno e quella di Avellino hanno dichiarato questo personale fuori dotazione organica, perché ritengono che questo, giustamente diciamo noi come organizzazione sindacale, questo è personale, sono funzioni della regione e quindi il personale deve essere trasferito alla regione. E adesso c'è un contenzioso in atto, i lavoratori hanno denunciato la regione Campania e stanno in giudizio davanti al giudice del lavoro e a TAR in attesa di questo trasferimento alla regione. Oltretutto c'è stato anche qualche mese fa una nota, una circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica dove obbligava la Regione Campania a prendersi questo personale nei propri ruoli regionali, e ad oggi è tutto fermo e questi lavoratori non sanno che cosa fare, stanno, come dire, sospesi in aria senza sapere chi è il proprio datore di lavoro. Quindi questa è la questione molto seria per quanto riguarda la provincia di Salerno.